Vogue 2015, giorno 5. L'argomento di oggi è: fai volontariato? Quali attività svolgi nella comunità? Ora, come molti di voi sapranno, io sono un volontario di protezione civile e credo moltissimo nel volontariato, così tanto che addirittura nell'associazione in cui faccio volontariato sono un consigliere. Io credo nel volontariato da moltissimo tempo, lo considero innanzitutto un eccellente elisir per l'autostima, ma soprattutto considero che il volontariato viene fuori quando tu guardi i telegiornali, guardi le situazioni che si generano nel mondo, anche nel piccolo, nella tua città, a causa del maltempo, a causa degli incendi estivi, a causa di tutta una serie di problemi che ci possono essere, e tu hai due modi di interfacciarti in questa cosa. La prima è guardare queste scene in televisione, sui giornali, e dire «Oh, che povera gente! Oh, che brutta situazione! Vabbè, cosa fanno sugli altri canali?». E la seconda è guardare questa situazione e dire «Oh, povera gente, che brutta situazione! Che cosa posso fare per aiutarli? Sono in grado di alzarmi le maniche e di dare una mano di aiuto? Se sì, perché non dovrei dare una mano di aiuto?». È questo che mi spinge a fare volontariato. Ora, l'attività di volontariato, naturalmente, è un'attività che può essere legata a molti fattori. Per esempio, appunto, io faccio il volontario di protezione civile, ma naturalmente nella comunità ci sono tantissime attività di volontariato che si fanno. C'è il volontariato che si fa negli ospedali, c'è il volontariato che si può fare addirittura nell'ambito culturale, il volontariato che si fa nelle biblioteche, nei musei. Quindi penso che comunque sia importante, perché è un modo di interfacciarsi con gli altri e di rendere più ricca la comunità. E voi? Voi fate volontariato? Svolgete qualche attività nella comunità? Fatemelo sapere con un commento qua sotto, e naturalmente ricordatevi di iscrivervi al canale, condividere questo vlog e fare pollice in alto. Io sono Grizzly, questo era il giorno 5 del vlog ogni giorno in agosto, noi ci vediamo domani col prossimo vlog. Ciao a tutti!